I bambini stanno visitando una mostra di sirene. Ciao bambina, sei così carina. Quella bambola è una me in miniatura? È una bambola così brutta. Dammela. Ha un aspetto molto migliore quando è calpestata e tutta accartocciata. Che cosa hai fatto? Che cattiva ragazza. Devo darle una lezione. Le lancerò un incantesimo. Ha trasformato il mio amico in un granchio. No! Esatto, corri. Quanto a te, ragazzina, avrai bisogno di un bel restyling. Ho paura! Eccoci qui! Benvenuta sott'acqua! È Sebastian il granchio! Ho saputo che abbiamo un nuovo membro in famiglia! Vengo a portare dei doni! Chissà cosa c'è dentro! Questo sembra piuttosto vecchio! Wow, è la mia vecchia beauty box! E c'è una lettera all'interno! È la guida completa su come diventare una sirena! Ti aiuterò a far parte del mio regno sottomarino! Sono così emozionata! Guarda la mia faccia! Odio i miei brufoli! Non credo che sia una buona idea! Vieni con me, ho un'idea migliore! Lo faremo alla maniera delle sirene! Torno subito! Oggi una famiglia di lumache ci aiuterà. Ti metterò una lumaca sulla fronte. Un'altra lumaca, per favore. Questa va sulla guancia. E un'altra per l'altra guancia. Ora aspettiamo che esca un po' di bava. Oh, penso che abbiano finito. Grazie, famiglia di lumache. Lascia che ti tolga gli occhiali. Ora siamo tornati al gioco dell'attesa. Oh, che bello! La bava si è finalmente trasformata in una maschera per il viso! Wow, la mia pelle è liscia come una perla! Oh, oh, c'è un granchio sornione! Oh no! Sebastian sta tagliando i capelli alla ragazzina! Cosa? Questi sono i miei capelli! Tu, dammi le forbici e vattene da qui! Scusami! Dal momento che ha già tagliato una parte dei tuoi capelli, ho intenzione di uniformarli. Mi hai appena tagliato più capelli? Vieni con me, ti farò sembrare più elegante. Ok, torno subito. Che cosa sta combinando? Oh, accidenti, il granchio impertinente è tornato! Non preoccuparti, sono qui per finire quello che ho iniziato. Sono il miglior parrucchiere del regno, lo sai? Ho preso un calamaro. È perfetto! Ti verserò l'inchiostro di calamaro blu e nero su tutti i capelli. Non abbiamo ancora finito. Renderò i tuoi capelli ancora più scintillanti con queste gemme. Vedi come brillano? Sembri una star! Mi sento proprio a mio agio! Ah, ho bisogno di sedermi e sgranchirmi la coda. Wow! La tua coda è così carina! La mia? Questo non è un progetto artistico! No, 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 non è così che si fa! Fammi togliere questa stupida coda! Oh, l'hai davvero fatta resistente! Stai ferma, devo prima fare una chiamata! Chi sta chiamando Ariel? Benissimo, sembra perfetto! Oh no! Sono tentacoli quelli dietro di lei! È Ursula! Ciao! Non aver paura, è qui per aiutarti! È ora che io prenda in mano la situazione! Dai un'occhiata a questi stivali! Permettimi di riempirli d'acqua per iniziare il mio intruglio! Voglio aggiungere delle sfere d'acqua! Guarda come si mischia il colore! Che altro? Oh, ci sono! Bombe da bagno! Oh sì, il mio intruglio sta riuscendo proprio magnificamente! Ora l'ingrediente finale, una piccola goccia di magia farà il suo dovere. Ti darò la coda più bella che una sirena abbia mai visto. È fatta! Immergi i piedi! Spero che funzioni! Wow, sta succedendo qualcosa! Le mie gambe si sono trasformate in una coda da sirena! È ora di riscuotere il pagamento! Dammi tutti i diamanti! Hai fatto un ottimo lavoro! Nuoterò meglio nell'oceano con questa coda! Smettila di sbattere la coda! Au! Smettila! Cos'è questo putiferio? Ops! Penso di aver colpito qualcosa di prezioso! Ehi!
Sta già nevicando? Il pescatore sta rimuovendo le squame di un pesce. Povero pesce. Non lo tollero. Gli lancerò un incantesimo. Dov'è finito il mio pesce? Sento odore di qualcosa di viscido dietro di me. È il pesce! Con un rasoio! Questo pesce mi sta rasando la testa! No! Ora sa come ci si sente. Sono contenta che il pescatore abbia avuto la sua punizione. Ora, cosa facciamo con queste squame? Ci sono! Guarda questo splendido top! Lo renderemo ancora più alla moda! Lo cospargerò interamente di squame. E adesso? Lascia fare la magia! Ta-da! Il tuo vestito da sirena! Un secondo! Come sto? Wow, sei proprio bella! Sono una bella sirena! Oggi sarà una bella giornata! Oh no! Sono intrappolata in una rete da pesca! Aiutatemi! Ti ho preso? Oh no! Qualcuno ci aiuti! Eccomi! Sapete che sono un esperto nel taglio! Mi basterà tagliare la fune! Oh! Stai bene? Sono così felice che tu sia al sicuro! Questa rete è così fastidiosa! Aspetta! Potrebbe tornare utile! E cosa? Ehi! Torniamo alla mia beauty box! È il momento di essere creativi. Prima l'ombretto rosa. Sto per metterlo sul tuo viso tenendo sopra la rete. E mettiamo l'ombretto viola sulle guance. Sei pronta? Voilà! Sembro proprio una vera sirena ora! Manca qualcosa! È qui che tengo tutte le mie perle costose. Incollerò delicatamente le perle sulla tua fronte. Le perle ti faranno sembrare ancora più una principessa! E abbiamo finito! Yeah! È fantastico! Perché sei arrabbiata? Voglio il trucco come quella sirena! È scritto sulla guida! Ma certo, come potrei dimenticarlo? Un secondo! Indovina un po' cosa c'è dentro questo astuccio conchiglia? È pieno di trucchi! È così brillante! Scegli il tuo ombretto. Voglio il rosa, l'azzurro e il viola. Ottima scelta. Chiudi gli occhi in modo che possa applicarli sulle palpebre. Ora aggiungo un po' di viola e blu. Apri gli occhi. I miei occhi sono fantastici. Userò questo stencil di pesce per disegnare l'eyeliner. Che bisogno c'è di un occhio di gatto quando si può avere un occhio a coda di pesce? Ecco fatto. Ora vado a disegnare le pinne. Ecco come si fa qui nell'oceano. Voilà, sta venendo alla perfezione! Ora le tue labbra, le renderò semplicemente lucide come lucida labbra. Sarai una sirena perfetta! Tutto è più bello con più colori! Questo scaffale è così alto! Non riesco a raggiungere la scatola! Dai, dai! Oh, oh no, l'ho fatta cadere! Cos'è successo? Non avevo intenzione di farla cadere. Perché stavi cercando di prendere la scatola? Vabbè, trasformerò queste conchiglie in una corona di conchiglie. Si adatta perfettamente alla tua testa. Sembra che tu sia pronta a dominare il mare. Qualcosa mi si è bloccato in gola. Conchiglie? Oh, ho un'altra grande idea. Verserò la colla di resina all'interno di ogni conchiglia fino a quando non sarà tutta piena. Metterò una perla all'interno e la lascerò asciugare. Ta-da! Orecchini a conchiglia! Non hai un aspetto elegante così? Sono così felice con i miei nuovi gioielli! Mettiamo un anello su quella bella mano! Oh mio Dio! Perché le tue unghie sono così sporche? Dobbiamo ripulirle! Ho ciò che serve! Tieni le mani ferme, le laverò con il sapone. Fa un po' il solletico, eh? Ho quasi finito! Ora ti farò le unghie con questo gadget! Wow! Come funziona? Basta inserire il dito in modo che io possa imprimere lo smalto! Facile, vero? Wow! È stato così facile! Guarda le mie unghie! Tante forme divertenti! Le mie mani possono essere alla moda anche senza anello! Ta-da! Sono vestita tutta di rosa! Iniziamo con questo sapone schiumogeno rosa! Lo spruzzerò su tutta la faccia così!
sono un mostro di schiuma! Ok, adesso lo tolgo. Oh oh, mi ha appena fatto venire i brufoli! Ci sono! Utilizzerò un piegaciglia per far uscire il pus dei brufoli. Guarda quanto pus nero sta uscendo! Almeno ha funzionato! Questo piegaciglia è così versatile! Posso anche usarlo per far sembrare le labbra carnose. Ora metterò il rossetto. Mua! Userò questa banana come riferimento per applicare il fard. Perfetto! Quanti pennelli! Questo è il pennello per ombretto e userò un ombretto rosa. Ecco fatto! Cos'altro? Ah, mi servono le lentiggini! Userò uno spazzolino da denti, lo immergerò in un fondotinta e ne metterò qualche goccia sul viso. Sì! Adesso assomiglio di più a Enid, a differenza di quella ragazza inquietante. Ho il mio stile personale. Tutto in nero, proprio come piace a me. C'è fin troppo colore sulla faccia. Chi avrebbe mai immaginato che la sua pelle potesse staccarsi come quella di un serpente? Il trucco è sparito. Questo dovrebbe finire nella spazzatura. Mi prude il naso. Peli del naso? Ho un'idea. Immergerò un cotton fioc in una candela fusa e me lo infilerò su per la narice. Avrò bisogno di una pinza per togliere i peli. Ci siamo quasi. Preso! Una narice è andata, ora manca l'altra. Facilissimo. Cos'hai in mano? Una paletta per il trucco? Vuoi che la usi? È così colorata e luminosa che preferirei di no. La brucerò e la trasformerò in carbone. Adoro dare fuoco alle cose. Non c'è niente di meglio del trucco fai da te con il carbone. Ed è così che si fa il trucco gotico. Perfetto! Adesso assomiglio di più a mercoledì. Questo letto è così scomodo! Come fa a dormire con tutti questi morbidi cuscini e giocattoli? Ho bisogno di dormire su una catasta di legna. Ecco, mi serve solo una coperta per coprirla. Naturalmente ho bisogno che le mie lenzuola e i miei cuscini siano neri. Perfetto! Uffa, devo liberarmi anche di tutta questa roba rosa! La sostituirò con la mia collezione di bombe e armi. Proprio secondo i miei gusti. Darò un ritocco a questi disegni. Aggiungo delle corna. E zanne affilate come un vampiro. Sì, arrabbiata, invece. La vita è troppo breve per essere felici. Farfalle? I pipistrelli sono più belli. Così va meglio. È fuori discussione che dorma in una bara? Oh, accidenti! Di chi è questo scheletro? Scusa, chiunque tu sia, ho bisogno del mio letto. Ok, toglierò le lenzuola nere e le sostituirò con del pelo rosa. Ta-da! È come una casa dei sogni di Barbie qui. In realtà si sta davvero comodi qui dentro. Sto cercando di leggere. Perché quella ragazza è così rumorosa? Ora basta! Sto dando una festa qui, vuoi unirti? No, grazie. Devo proprio fare pipì. Sei così buffa! Guarda che faccia! Oh no, non riesco più a trattenerla! Sei davvero disgustosa! Che imbarazzo! Che succede qui? Perché quel ragazzo sta ridendo di te? Non mi ha fatto andare in bagno! So qual è la migliore vendetta! Cosa vuoi fare? Darò solo uno spuntino ai miei amici piragna. Vediamo chi riderà adesso. Che sollievo! Ehi! Qualcosa mi sta mordendo! Ai, ai, ai. Perché urla? Non potrà andarsene senza scivolare nella pozza di pipì? No! Grazie per avermi salvato! Devo usare per davvero il bagno! Ciao ciao! Wow, quello è un barattolo di caramelle! Possiamo averne un po' per favore? Certo, perché non ne prendete un po'? Una trappola per topi? Ah! Ecco perché non dovreste chiedermi le caramelle! Oh no, è mercoledì! Non ti farò del male! Fammi vedere le dita! Ecco, ora sono a posto! Dammi quel barattolo di caramelle!
Tutti possono prenderne un po'. Forza, prendetele! Ecco perché non hai amici? Ma sì, mi farò da sola le mie caramelle. Al gusto piccante di ramen. Per prima cosa prenderò la confezione di aromi e la verserò sulle caramelle, insieme alle spezie. Poi mescolerò il tutto. E per renderle più piccanti le scioglierò, finché non si trasformeranno in un liquido gommoso. Ora verserò il tutto in uno stampo a orsetto. Lascio riposare e poi l'orsetto gommoso gigante sarà pronto. È proprio perfetto. Vuoi un morso? Certo! Gnam! È proprio delizioso! Ragazzi, dovreste provarlo! Oh oh, non sanno che stanno addentando una caramella gommosa dal sapore piccante. Ecco che arriva. Come brucia! È davvero piccante! Ora hai capito che non divido niente. Queste unghie sono così sporche, piene di funghi! Ehi, mi hai colpito! Le tue unghie non sono meglio delle mie. Chi le farebbe crescere così lunghe? Le toglierò una per una. Che soddisfazione! Che artigli lunghi e brutti! Oh, sono le mie unghie! Ottimo! Posso usarle sulle dita dei piedi di mercoledì! Dovrebbero coprire le sue unghie sporche! Sì! Ho un'idea migliore! Per prima cosa prenderò un pezzo di foglia per coprire l'unghia del piede. La taglierò secondo la forma dell'unghia. Poi ci metterò lo smalto nero, perché ovviamente questo è il mio colore. Le completerò con dei vermi, i miei animaletti domestici. Perfetto! Davvero? Mercoledì sta andando a un appuntamento al cinema. Guardiamo questo film horror! Certo, perché no? Adoro i film horror! Fantastico, andiamo a prendere i popcorn! Sei pazza! Shh, guarda il film! Non è divertente. Oh, invece mi siederò con quella ragazza. Che paura! Dov'è il mio accompagnatore? È seduto accanto al mio vero corpo! Voglio uscire di qui! Forse posso metterle un braccio intorno alle spalle. Ops, forse non ora. Mano gli sta legando insieme i lacci delle scarpe! Puoi mangiare il resto dei popcorn. Andiamo! Aspettami! Oh, sono inciampato! Che cosa? Sei tu! La mia salvatrice! Ops, scusa, andiamo! Finalmente siamo a casa! Sorpresa! È il mio compleanno! Grazie, famiglia! Vattene, non sei Enid! Ma sono io, Enid! Ecco la vera Enid! Ti abbiamo preso un regalo! La tua bambola Barbie preferita! Che schifo! Una Barbie? La mia preferita! Non sei l'Enid che conosco! Oh, ti piace ancora la sciarpa rosa? Non è proprio di mio gusto! No, le piace così tanto che la indosserà! Sii gentile! Sembra che sia giunto il momento di spegnere le candeline! Forza, soffia ed esprimi un desiderio! Tanti auguri, cara Enid! È il mio compleanno, ma una sorpresa per tutti. Oh no, Mano si era nascosta dentro la torta! Ah! Mano, hai rovinato il mio compleanno! Inizierò con un ombretto. Ops, devo stare attenta a non mettermelo nell'occhio. Mercoledì tocca a te. Non ne ho bisogno. Oh, guarda, è Mano! È questo il tuo nuovo stile? Mi servirà quella calza, grazie! Che imbarazzo! Mi infilerò la calza sulla testa, poi aggiungerò il fardo sulle guance. Vedi? Sembrano scaglie! Posso fare molto meglio con questo carbone. Farò esattamente quello che ha fatto lei. Calza sopra la guancia e applico il fard. Fin troppo facile. Ora si sta mettendo anche il rossetto? Ho solo carbone e non ha nemmeno un buon sapore. Ahà, questo piccolo fenicottero può aiutarmi. Buon appetito! Mangerà il carbone per me e lo trasformerà in qualcosa di morbido. Vuoi dire cacca di uccello? Lo userò per dipingermi le labbra.
È un piccolo sacrificio per riavere la mia bambina. Fatto! Il nostro trucco sembra perfetto! Andiamo al portale! Ehi, ora sembriamo delle sirene! Non basta! Dove sono i vostri accessori per il viso? No! Tornate quando li avrete! Stupidi umani! Cosa dovrei fare? Fammi controllare il portagioielli! Oh, ho trovato il mio gadget scintillante! Ta-da! Perle istantanee sul mio viso! E io? Toglierò le perle da questa conchiglia! Poi le ridurrò in piccoli pezzettini! Hia! Che soddisfazione! Ora ci immergo la faccia e voilà! Gemme istantanee sul mio viso! Siete tornate? Belli, sono dei gioielli fantastici! Tuttavia, i vostri capelli hanno una noiosa acconciatura umana! Oh, dai! Vediamo come se la passano le mamme usando il mio specchio magico! Sebastian, vieni qui! Ho bisogno che mandi in aria i loro piani! Eccole! Dovrei usare le mie tenaglie e tagliarle i capelli! Adoro tagliare! La mia treccia! La mia cara bellissima treccia! Mi mancherai! Adesso è in pace! So come aiutarti! Taglierò anche l'altra treccia e la sostituirò con una treccia da sirena! Cosa? Disgustoso! Non posso credere di avere dei colori tra i capelli! Che ne dici di questi capelli da sirena? Fantastici! Chi è il tuo stilista? Mi piacerebbe fargli visita! Immagino sia il mio turno di decorare i capelli! Andiamo! Inizierò aggiungendo glitter sopra la frangia. Poi completerò il tutto con una molletta da sirena. È semplice, ma davvero carina! Non ci credo! Quella pettinatura potrebbe passare per quella di una principessa sirena! Bel lavoro, l'acconciatura è a posto! Piccola Enid, tocca a te! Dove mi stai portando? Vediamo quanto pesi! Il peso delle lische di pesce non è abbastanza! Sebastian, falla ingrassare o ti faccio bollire nel pentolone! Ancora a loro non piace! Dovrò alzare il tiro! Taglierò a pezzetti il pesce crudo e verserò nel mix la Coca-Cola! Iniziamo a mescolare con il frullatore e trasformiamolo in gelatina! Oh! Avremo della gelatina di soda! Sembra davvero deliziosa! Impressionante! Cavolo, perché ci sono così tante armi? Ho trovato qualcosa! Un semplice top bianco? Miglioriamolo! Metto giù il top. Realizzerò un modello a squame di pesce usando la colla. Poi aggiungerò del colorante alimentare su tutto il top e mescolerò tutto insieme proprio come le scaglie dell'arcobaleno. Il mio top da sirena è così carino! Wow, sono così carini! Ma i peli delle ascelle non sono ammessi all'interno del paese delle sirene. Dammi la gomma. Perché? La userò per togliermi i peli dalle ascelle. Che schifo! Non la rivoglio! Questo ricettario è confuso. Stai a vedere. Distrarrò il granchio con un pesce. Vieni da me, piccolo spuntino! Preso! Perché mi hai fatto un pizzicotto? Ora getterò questa bomba da bagno rosa nel suo pentolone. Attenzione! Sta scoppiando! Un vulcano di bolle! Aiuto! Ben gli sta! Adesso possiamo entrare? Per entrare vi serve una coda da sirena! Avete ancora quelle tozze gambe umane! Le nostre figlie sono in pericolo, brutta creatura marina! Ti chiedo scusa da parte sua. Dove posso procurarmi una coda? Non ho il tipo di vestiti per averla! Aspetta, ho una coda da sirena nel mio armadio? Perfetto! Dovrò cercare un tesoro nella spazzatura. Farò una coda da sirena con questo sacco. Siamo pronte a nuotare nel portale.
La sua amica non ha la coda, quello è un sacco della spazzatura. Dovrò bruciarlo. Oh, che imbarazzo! Devo andare. Ho sempre desiderato provare i rollerblade. Vediamo se mi entrano nelle pinne. Avanti! Oh no! Vorrei avere gambe umane! Vuoi andare a pattinare? So cosa fare. Questi pattini sono divertenti. Vuoi provarli? Allora dammi la tua coda in cambio delle mie gambe. Affare fatto! Lasciami fare la magia! Sì! Ho gambe umane! Finalmente ho una coda da sirena. Andiamo a salvare le nostre figlie! Ora potete entrare nel portale, signore. Buona fortuna per il viaggio! È ora di fare a pezzi le bambine! Ferma lì! Non vi permetterò di rovinarmi il pasto! Attacca! Yeah! Non siete all'altezza! Non quando hai un nastro attorno alle tenaglie! E un secchio sopra la tua testa! Il mio tridente è molto potente! Mano ha aperto il cancello per liberare le bambine! Questo specchio farà rimbalzare il raggio sul vampiro! La sirena malvagia si è trasformata in un pesce! Le nostre bambine sono vive! Un momento, potete scambiarvi di posto? Fantastico, abbraccio di ritrovo! Per quanto riguarda il pesce vampiro, Sebastian potrebbe volerlo. Buon appetito! Per favore, non fatemi del male, sono innocente! È ora della merenda! Ho molti brufoli sul viso, vi farò scoppiare tutti! Cavolo, la pizza di Chica ha un condimento extra di pus! Non è carino! Questa volta avrò una mira migliore! Carl, hai mangiato di nuovo il mio gadget? Eccolo, l'aspiratore di brufoli! So che hai ancora una cosa lì dentro! Il giocattolo morbidoso! Adesso è tutto pronto! Proviamolo! Prova a strappare i peli a lui! Brava bambina! Che soddisfazione! C'è così tanto da tirare via! Nel frattempo aspireremo i brufoli alla ragazzina con questo gadget! È facile come passare l'aspirapolvere! Fatto! Wow! La mia pelle è proprio liscia! Grazie, Chica! Si vede che il suo sorriso è più luminoso senza quei brufoli! La mia pelle secca e screpolata mi fa prudere la faccia! Ho bisogno di più mani! Smettila di toccarti la faccia, si sta seccando! Ma voglio toccarla! Lascia che ti aiuti a rimuovere quelle zone secche! Cosa possiamo fare per idratare? Ci sono! Creare con questo una maschera per il viso! Prima appoggiamolo e poi tiriamo fuori il primo ingrediente, gommose di pizza! Le metto in una ciotola e le riduco a pezzetti, poi aggiungo alcune caramelle al mix. Finalmente posso mescolare e schiacciare tutto quanto! Come ultima cosa, ma non meno importante, aggiungerò un barattolo di rifiuti tossici. Mescolo il tutto finché non si trasforma in questa miscela liquida verde. Riempio la siringa con la miscela e la trasferisco qui per creare una maschera per il viso. Schiacciando semplicemente un pulsante, la macchina trasformerà la miscela in una maschera per il viso. Credo che sia pronta. Proviamola. Te la posizionerò delicatamente sul viso. Ha un sapore delizioso. Non mangiarla. Penso che sia ora di toglierla. Ah! Magari smettila di toccarti la faccia questa volta. Voglio mangiare la pizza. Ho preso i condimenti. Hai così tanti peli sul viso, nel naso e tra le sopracciglia. Anche nelle orecchie. Devi venire con me. Siediti, ti aiuterò a risolvere questo problema. Cosa vuoi fare? Ho un po' paura. Non preoccuparti, ti toglierò i peli usando questo strumento a filo. Sono davvero nervosa. E se facesse male? No, no! Rilassati. Tieni, puoi mangiare questo lecca-lecca. Ottimo. Continuiamo, va bene? No! Ops, per caso si è attaccata al lecca-lecca sulle sopracciglia. Fatto! Guarda, è venuto via insieme ai peli delle sopracciglia. Che schifo! Ha funzionato davvero, sì! Ho del cerume appiccicoso proprio qui e possiamo usarlo per togliere i peli dalle narici. Ah! Sì,
ha funzionato! Però forse urla più piano. Dobbiamo ancora toglierti i peli dalle orecchie? Ah! Smettila di fare la regina delle urla, ok? Tutti i peli sono spariti! Tutte quelle urla sono valse la pena, vero? Questa pizza ha un profumo meraviglioso! Un cattivo odore lo sta rovinando! Cos'è? La ragazzina sta cantando a squarciagola, ma i suoi denti sono proprio puzzolenti. Nemmeno Carl riesce a sopportarlo. Smettila! Basta! Basta cantare per ora! Dobbiamo tirarti fuori qualcosa dalla bocca! Oh, che paura! Non succederà niente. Di chi hai mangiato i capelli, eh? E guarda, c'è anche una lisca di pesce! Disgustoso! Una mela marcia e tanti insetti! Hai bisogno di un piano alimentare migliore! Un'ultima cosa! C'è il trancio di pizza che stavo cercando! Yum! Questo sì che è disgustoso! Carla non sopporta più l'odore e vuole che la ragazzina si lavi i denti! Questo è uno spazzolino speciale con cui puoi spazzolare i denti superiori e inferiori contemporaneamente! Penso di averli puliti tutti! Fatto! Fammi vedere i denti! Ta-da! Ora possiamo cantare a squarciagola! Carl, dacci dentro! È molto meglio cantare quando l'alito non puzza! Ho una sensazione strana ai piedi! Penso che qualcosa mi si sia incastrato tra le dita! I miei calzini puzzano! È meglio buttarli via! Oh, accidenti! Quei piedi hanno visto giorni migliori! Guarda i tuoi piedi! Ci crescono i funghi! Dobbiamo tagliarli! Me ne servono solo alcuni! Così ora ho dei funghi per condire la mia pizza! Sono piena! Ora dobbiamo pulire i piedi! Devi indossare questi stivali pulenti! Immergici i piedi! Aggiungerò un po' d'acqua! E queste scintillanti bombe da bagno a forma di stella! Anche l'acqua si colorerà! Che cosa fantastica! Già che ci sei, strofina i piedi per sbarazzarti dei germi! Sono perfettamente puliti! Non c'è più spazio per i funghi! Ho le labbra molto secche! Guarda come sono screpolate! Chica non è qui ad aiutarmi! Ma c'è Carl! So che mi darai una mano, amico! Dai, dammi quello che voglio! Preso! Rossetto e finte labbra morbide! Oh oh, ho la sensazione che questa ragazzina non sappia mettersi il rossetto, quindi si eserciterà sulle labbra finte e le posizionerà sulle sue. Cos'è successo alle tue labbra? Non è così che si fa? Vediamo. Luci di Natale e un unicorno morbidoso? Ci sono! Prenderò l'unicorno morbidoso e poi gli farò la bocca tagliandola. Proprio così. Lo spremerò per far uscire il contenuto soffice all'interno. Questo ti farà tacere! Successivamente verserò del miele in una ciotola. Poi aggiungerò il glitter e mescolerò il tutto. Ora metterò questa miscela all'interno dell'unicorno attraverso la bocca. Si sta riempiendo velocemente! Presto potrebbe ruttare glitter! Guarda che liquido scintillante! Ecco, si può usare come idratante! Ah, fammi vedere! Funzionato! Le mie labbra sono davvero morbide! Un'ultima cosa! Puoi usare questo rossetto per rendere le tue labbra ancora più belle! La voglio! È così facile applicarlo in questo modo! Lo sto facendo bene? Secondo me è troppo scuro! Devi toglierlo per scoprire il suo vero colore! Hai ragione! Questa tonalità di rosa è perfetta! Lo adoro! Ed ecco uno schiocco di labbra luminoso! Voglio truccarmi come Chica! Ehi, Chica! Che succede? Sto arrivando! Voglio truccarmi! Rilassati, penserò a qualcosa! Per caso hai dei trucchi nella borsa? Questa spugnetta per il trucco è logora! Non si può usare! Salve! C'è il ragazzo dei palloncini! Vorrei un palloncino, per favore, grazie! Oh, aspetta! Girati! Così va meglio! Che modo può essere d'aiuto un palloncino?
Sgonfierò il palloncino, così potremo usarlo come spugna. E visto che non abbiamo ancora i colori, utilizzeremo i tuoi pastelli. Temperiamoli, visto che ci serve la tempera. Verso la tempera su una tavolozza e aggiungo un po' d'acqua. Ci immergo un pennello per mescolarla. Wow, che bello! È ora di truccarti! Inizierò con il bianco, lo tamponerò sul viso. Wow! Poi utilizzerò il rosa per il fard. E il naso? Usa il giallo! Wow, sembra davvero chica! Batti il 5, gemella! Da look nerd a look pennuto. Mi prude così tanto la testa, cosa mi succede? I tuoi capelli sono pieni di forfora e pinocchi. Cavolo, ho trovato un insetto. Sbrigati, dobbiamo andare a lavarti i capelli. E ora dove sto andando? Qualcosa mi dice che non hai intenzione di bere quel frappè. Ecco la mia spazzola speciale. Adesso cominciamo, va bene? Oh no! Verserò un po' di frappè sui tuoi capelli e li strofinerò delicatamente con la spazzola. Tutto quel latte ti tingerà i capelli di bianco e diventeranno proprio come i miei. Ora dobbiamo coprirli in modo da poterli asciugare correttamente. Penso che basti così. Wow! I miei capelli sono bianchissimi e super lampici! Non abbiamo ancora finito, dobbiamo aggiungere un nastro per completare il look. Comincio a vedere la somiglianza con Chica! Ho ancora dei vestiti noiosi! Oh, accidenti, hai ragione! Dammi un momento! Cosa hai intenzione di fare? Guardami, sono vestita come Chica! Non vedo l'ora di farmi vedere in classe! Con uno schiocco di dita, la ragazzina ricca si trasformerà in una ragazzina nerd! No! Cos'è successo al mio vestito? Indovina cosa ho trovato! Un vestito Chica che è una copia carbone del mio! Wow! Sono emozionata di indossarlo! Il mio look Chica è completo! Ho anche degli orecchini che si abbinano al vestito! Ecco la tua chitarra, quindi cantiamo una canzone! Let's eat it! Let's party party! È pronta a scatenarsi come Chica! Ecco qui! Ma la sua faccia è piena di brufoli! Li farò scoppiare io! Ce l'ho tutta addosso! No, non si scoppiano! Ho una piccola maschera per il viso per Barbie! Vedi? Mi ha passato i suoi brufoli! Non preoccuparti, ho una maschera per il viso anche per te! Così potrete fare insieme il vostro trattamento! Vediamo! Com'è liscia! Guarda il viso della tua Barbie! È il tuo turno! Momento della verità? Wow, la mia pelle è perfetta! Sì, e ora dovremmo smaltire le maschere. Ops, sono finite dritte in bocca al poliziotto! E perché questa scopa è su di me? Che schifo! C'è della gomma da masticare nei capelli di Barbie! La taglierò via! No, no, ferma! Me ne occuperò io, ok? Resta lì! Forza! Forza! Mentre il poliziotto è troppo occupato a giocare, gli rubo una Coca-Cola dal frigo. Un topo! Non importa! Ne prenderò un'altra! Perfetto! Il poliziotto non se n'è nemmeno accorto! Immergerò i capelli di Barbie nella Coca-Cola per rimuovere facilmente la gomma da masticare. Vedi? Facile, facile! Wow! Guarda, metto la gomma da masticare nella Coca-Cola! Fantastico! La bevanda non va sprecata, quindi la rimetto nel frigo. Ho bisogno di un drink. Dov'è la mia Coca-Cola? Oh oh, il poliziotto berrà quella con la gomma da masticare. Ho qualcosa in bocca. Non importa. Come dobbiamo sistemarle i capelli? Serve qualcosa di utile in questa cella. Una salsiccia e patatine fritte, sembrano buone. Voglio aggiungere il balsamo al ketchup. Poi lo mescolo. Cosa? Ora diamo a Barbie una nuova acconciatura. Immergerò una patatina fritta e poi dipingerò i capelli di Barbie con questo bellissimo colore rosso. La copro e aspetto un po'. E voilà!
Non bisogna dimenticare di asciugare con il phon. Guarda i nuovi splendidi capelli di Barbie! Che belli! Prendila! Wow! Come sono morbidi e setosi! Voglio provare a spazzolarle i capelli. Wow, niente nodi! È bellissima! Questa gomma da masticare non ha più un buon sapore. La attaccherò su Barbie. E ci infilerò un bastoncino, così Barbie potrà riavere l'altra gamba. Proviamo a portarla a spasso adesso. Oh, non cammina come una modella! Cosa si può fare? Oh, cosa sta guardando il poliziotto? Quella è una sirena? La confezione del cioccolato è vuota! Chi prima trova se lo tiene! Questa stagnola potrebbe essere utile. Appoggio Barbie e le tolgo i vestiti. Poi userò questa stagnola per avvolgere la parte inferiore di Barbie. E modellerò la punta in una pinna, proprio come una coda. Dopo prendo un po' di argilla e faccio la stessa cosa sulla pellicola. Mi devo assicurare che sia modellata correttamente. Poi voglio aggiungere delle paillette in modo che la coda sembri davvero fatta di scaglie di pesce. Sono persino riuscita a trasformarla in un arcobaleno. Poi userò una penna 3D per realizzare un bellissimo top. E abbiamo finito! Barbie si è trasformata in una bellissima sirena. Sono così orgogliosa del mio lavoro. In fondo al mar! Wow, com'è colorata! Grazie, fata! Sono davvero felice della mia nuova Barbie! Ti leggerò il mio libro di fiabe preferito. Ho accidentalmente schiacciato uno scarafaggio! Che schifo! Questa stanza è piena di insetti! Ci sono! Diamo un nuovo look alla tua cella! Prendi questo pennello! Aspetta! Cosa? Guarda qui, i brillantini escono dai miei capelli quando li pettino! Wow! Mescolo i glitter con la vernice e ora puoi intingere il pennello! Non vedo l'ora di dipingere il muro! No, no, fermati! Un secondo! Cosa c'è adesso? Devo prima appoggiare un foglio di plastica e versarci sopra la vernice rosa e viola. Mescolo un po' usando un bastoncino, quindi uso il nostro rullo provvisorio per raccogliere la vernice. Dipingiamo i muri quando sono così sporchi! Niente che una buona vecchia magia non possa risolvere! Ta-da! Wow! Iniziamo a dipingere e riempiamo l'intera parete con una bellissima decorazione! Mi sembra fantastico! Ottimo lavoro! C'è bisogno di più decorazioni? Un momento! Bidi-bidi-bidi-boo! Wow! È come un cottage delle fate! C'era una volta, eh? Oh, mi fa male il dente! Forse trapanandolo risolverò il problema! Ma cosa? Il trapano sta consumando davvero tanta elettricità! E ora c'è stato un blackout nella cella della prigione! Sono spaventata! Me ne occuperò io! Cattivo agente! Ti confisco la lampadina! No! È buio! Ora cosa faccio con questa lampadina? Oh, ci sono! Avviterò la lampadina in questa lampada. Poi la coprirò con del nastro adesivo. Evidenziatori! Dipingerò il nastro con colori diversi. Quando si accenderà sarà uno spettacolo di luci colorato. Wow! È proprio carino! Lo adoro! Ancora una cosa. Vieni, seguimi. Passami il cuscino. Possiamo usare l'imbottitura per aggiungere decorazioni al soffitto! E vai! È come se piovesse zucchero filato! Woohoo! Continua a lanciare tutto in cielo! Che succede? Le ragazze si sono nascoste dietro l'imbottitura! Oh, bene! Non riesco a credere che abbia funzionato! Ora il soffitto sembra pieno di nuvole! Il paradiso è così? Wow! Dormi bene, ragazzina. Mi dispiace così tanto che stia dormendo sul pavimento. Ci sono, le farò una sorpresa. Bidi bibabi. Oh, un momento. Userò invece i miei strumenti. Prima indossiamoli, casco e occhiali. A posto. Mi servono due pezzi di legno. Proverò a tenerli insieme con una sega. Perché è così difficile? Sta svegliando la ragazzina. Ah, non importa! Ho bisogno di una macchina più potente!
Forza! Devi solo fare un buco! Forza! Come fa questo legno ad essere così resistente? Vediamo quanto sei forte con un trapano! Oh sì! Sta facendo un buco! Ora posso unire insieme i pezzi di legno con una vite! La struttura del letto è pronta! Sono troppo pigro per buttarlo via! Ci sono! Lo lascerò nella cella di questo prigioniero! Lontano dagli occhi, lontano dal cuore! Un barile! Oh, sarà fantastico! So cosa farci con questo! Bastano poche gocce di glitter magici! Ok, è pronto! L'ho trasformato in uno scivolo! E devo solo metterlo a posto! Perfetto! Voglio aggiungere questi tubi da piscina ai lati! Sì! Questa coperta di pelliccia andrà qui e qui! Il letto è soffice e pronto! È stato stancante! Sono proprio entusiasta all'idea di mostrarglielo! Oh, sarà meglio che la svegli! Ehi, svegliati! Questo posto sembra fantastico! Questo posto sembra un paese delle meraviglie! Voglio solo correre in giro! Questo letto è davvero soffice! Whee! Lo adoro! Voglio scivolare di nuovo giù! Woohoo! Sono così felice che ti piaccia! Voglio regalarti questa simpatica molletta a farfalla! Ta-da! Voglio vederla allo specchio! Oh, questo specchio è proprio sporco! Beh, è un peccato! Jill si sente di nuovo triste! Come posso sistemare questo specchio? Il poliziotto mostra le sue abilità allo specchio! Oh oh, sembra un'emergenza! Ricevuto, sto arrivando! Se n'è andato e ha lasciato lo specchio! Quello specchio è nostro adesso! Si adatta perfettamente alla tua scrivania! Più più! Ah, cos'è successo allo specchio? Oh, ci sono! Aggiungiamo una soffice cornice attorno allo specchio, poi tolgo le farfalle dai rampicanti e le metto attorno allo specchio. Wow, com'è carino! E anche io sono carina! Le farfalle sono le migliori! Dopo la fata, ovviamente! Oh, cara! Ehi, Barbie, che bei capelli! Il poliziotto fa troppo rumore! Che vestito carino! Oh cielo, il poliziotto fa ancora più rumore! Abbiamo bisogno di un po' di privacy! Che ne dici di questa stoffa? Ho capito! Cosa? Appoggio la stoffa, tengo ferma la parte centrale e inizio a farla girare. Quando sarà tutta attorcigliata come un rotolo alla cannella, la fisso con degli elastici. E continuo ad aggiungerne altri. Poi preparo la vernice in diversi colori. E inizio a versarli su tutta la stoffa. Dopo averla lasciata asciugare, è il momento della rivelazione! È una tenda colorata! Possiamo appenderla sopra le sbarre della prigione, così il poliziotto non ci disturberà! Finalmente un po' di pace e tranquillità! Cosa? Le ragazze ora possono giocare con le loro bambole nella loro stanza magica! Oh no! Il tuo viso è pieno di brufoli! Non dobbiamo scoppiarli! Ho un'idea migliore! Oh, voglio schiacciarli! No, no, non schiacciarli! Guarda! Oh no! Sciocchino! Aspetta che ti pulisco! Se vuoi far scoppiare qualcosa, fai scoppiare questo! Sì! Wow! Quanti colori! Un altro! È divertente! È molto rilassante! Dobbiamo fare qualcosa per i brufoli, però! Devo controllare la mia beauty box! Ah, ecco qui! Facile e veloce! Non ti muovere! Devo aspirare tutto il pus! Ecco qui! Ha funzionato! Guarda tu stessa, vai! Wow, la mia pelle è perfetta ora! Ma è ancora sporca e secca! Oh. Davvero? Vieni qui!
Idea! Ti farò una maschera per il viso. Usiamo questa macchina. Per prima cosa mettiamo un po' d'acqua. Poi questa medicina. Ora premiamo il pulsante e facciamo una maschera. Adesso mettiamo qualche scaglia d'oro per renderla ancora più fashion e un po' più da ricchi. È pronta! Su, forza! Proviamola! Ah, sembri Nemo! Ora vediamo il risultato! Il mio viso è pulito e lo sento idratato! Ha funzionato! Grazie, sono molto felice! Dalla pelle secca a liscia come la seta! I capelli di mamma gambe lunghe sono molto rosa. Uff, anche io li voglio i capelli rosa. Non mi piace il mio colore. Oh, guarda cosa ho trovato! Vernice rosa! Fermati! Questa non è tinta per capelli. Aspetta, ho qualcosa qui. Oh, no! No! Trovato! Carta crespa! Tagliamola in piccoli pezzi e mettiamoli in una ciotola d'acqua. Questo è il modo più semplice per tingere i capelli. Funziona! L'acqua sta diventando rosa! E ora immergiamo i capelli. Solo un po' di pazienza. Guarda che bel colore! Wow! Sono bellissimi! Cos'è quello? Oh! È un gadget per capelli! Basta infilare i capelli. Ed ecco qui! Una treccia super colorata! Io adoro questo gadget! E ora una bella coda di cavallo come me! Siamo gemelle! Il rosa illumina sempre la tua giornata! Questa povera pianta ha bisogno di un po' d'acqua! Cos'è questo rumore? Mister Flamingo sembra un po' affamato! Ti darò un po' di glitter! Buon appetito! Qualcuno farà un po' di cacca scintillante oggi! Wow, che digestione veloce! Oh, come dicevo, era troppo veloce! Che schifo! Sai cosa? Ho un'idea! Niente batte il biologico! Mettiamo un po' di colore sulle guance e anche un po' di ombretto sugli occhi! Wow! Perfetto! Cosa hai intenzione di fare con quelle matite? Immergiamo la matita nell'acqua e ora disegniamo delle ciglia. Stile mamma gambe lunghe. Ecco fatto! Sì! Un'ultima cosa, un simpatico timbro a forma di cuore e un pizzico di glitter. Che bello! Glitter e brillantini danno sempre quel tocco in più! Oh oh! No! Che fai? Oh no! Le tue sopracciglia sono sparite! Ah! No! Sono qui, sulla striscia! Ma tranquilla, ho un'idea! Come risolverà questo problema? Certo! Un tatuaggio! Semplice e indolore! Basta tamponarlo con un panno umido e poi toglierlo! Che bell'effetto, guarda! Sono bellissime! Ciao, ciao, sopracciglioni! È tempo di lucida labbra! Ma sembra che Molly non sappia dove siano le sue labbra! Voglio mangiarlo! È buono! Cosa stai facendo? Come sto? Oh, mamma! Sembri Joker! E il rossetto non si mangia, sputa! Rossetto? Ho un'idea! Rossetto è una ciotola di cioccolato! Forte! Scaldiamo un cucchiaino di cioccolato sulla candela! Dovrà sciogliersi completamente! Sta funzionando! Ora versiamo il cioccolato fuso all'interno di un tubetto di rossetto vuoto! Ecco qui! Sì! Posso mangiare questo rossetto? Bello! Proviamo! È buono e bello! Oh no! Sei tutta sporca! Devo
interdentale è rossetto. Userò il filo interdentale per disegnare il contorno delle tue labbra. Ma prima puliamo tutto. Fai una linea sulle labbra, prima in basso e poi in alto. Ecco, e ora coloriamo l'interno senza andare oltre le righe. Sì! Sei bellissima! Oh wow, che bel rossetto e che bel sorriso! Oh no, Molly, cosa ti è successo ai piedi? Stai sporcando le lenzuola bianche! Salta, salta! Saltare è divertente! Oh no, perché i tuoi piedi sono così sporchi? Non lo so, ma non mi importa! Fermati, dobbiamo lavare subito i piedi! Aspetta! Cosa farete con quegli stivali? Devo riempire questi stivali con acqua e sapone! Riempiamoli fino all'orlo! Ok! Vieni qui! Immergiamo i piedi! Ecco fatto! Piedi puliti e profumati! È divertente! Su, andiamo! Prossimo step! Calzini! Guarda, come i miei! Sono molto comodi! È come camminare sulle nuvole! Sembriamo due gemelle! Vedete la differenza? Puliti e alla moda! Salto, salto! Risolverò questo problema. Userò questa siringa per estrarre la scheggia. Facile, vero? Ecco, sparita. Davvero? Grazie. Ecco le tue scarpe. No, sono orribili. Voglio queste scarpe. Nessun problema. Per prima cosa, rivestiamo la scarpa con della colla. Dobbiamo ricoprire tutta la scarpa. Ora aggiungiamo qualche glitter rosa. È perfetto! Dobbiamo renderle scintillanti il più possibile. Ecco qui! E voilà! Scarpe come mamma gambe lunghe! Che belle, le adoro! Sei la migliore! Sono rosa e scintillanti! Perfette per saltare! Beh, non c'è nulla da spiegare qui! I miei vestiti sono pieni di buchi! Non preoccuparti, vediamo! Oh! Pronta per il dolce? Mamma gambe lunghe sta arrivando! Cos'è successo? Sembra che il dolce sia volato via! Una tovaglia e delle forbici! Iniziamo a creare! Trasformerò la tovaglia in un bel vestito! E ora la cintura! Un bel fiocco dietro, dei guanti rosa e un po' di perle qua e là. Sono vestita come mamma gambe lunghe ora! Sono molto carina! Fai un bel giro! Molly, sei davvero uguale a mamma gambe lunghe! Wow, che bel braccialetto! Non mi entra! Oh no, l'ho rotto! E adesso? Va bene, lo sistemerò. Su, gioca con il cucciolo. Vediamo. Raccoglierò tutte le perline e le metterò tra due fogli di carta da forno. Le riscalderò fino a quando tutte le perline non si scioglieranno. Perfetto! E ora facciamo delle forme. Userò un cutter a forma di cuore. E voilà! Orecchini a forma di cuore! Bellissimi! Provali su! Un cuoricino! Come sulle guance! Le adoro! Attenta! Ops! Cos'è stato? Peppa Pig, cosa ci fai sul pavimento? Ho un buco nella schiena! È tempo di operare! Togliamo tutta l'imbottitura! Ora ricuciamo tutto! Non preoccuparti, non ti farò male! E ora dall'altro lato! Tieni duro, Peppa!
Wow, ha trasformato Peppa Pig in uno zainetto! Anzi, in un bellissimo zainetto! Molly può persino mettere tutti i suoi giocattoli dentro! Ta-da! Wow, è bellissimo! È bello avere un'amica sempre con te! Sono uguale a te! Grazie per l'aiuto! Di nulla! Ma ora la mia stanza è tutta disordinata e sporca! E sono troppo povera per sistemarla! Non ti preoccupare, vediamo! Ci penserò io! Chiudi gli occhi! Ora, guarda! Wow! La stanza si è appena trasformata in una bellissima cameretta rosa! E che bel tappeto morbido! Wow, l'adoro! Ciao, Molly, io devo proprio andare ora! No, non andare, per favore! Oh, idea! Facciamoci un selfie come ricordo! Cheese! Che bella! Dovremmo metterla su Instagram! Bella idea! Ciao, amica mia! Ci vedremo presto! Tu goditi la tua nuova stanza! Ciao! Fantastico! Quanti mi piace che ho ricevuto! Beh, devo dire che c'è stata una vera e propria trasformazione!